Conferenza al Comune di Agrigento del distretto sociosanitario D1. Presentato il piano di zona nell'ambito del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Davide Saia. Prendo la parola io perché il commissario. Il distretto sociosanitario D1, di cui Agrigento è comune capofila, programma le politiche sociali attraverso anche la presentazione del piano di zona 2013-2015. Si tratta di una progettualità che vede coinvolta anche l'azienda sanitaria provinciale e con la quale si darà sostegno alle categorie più deboli, come servizi di cura all'infanzia, agli anziani e alle famiglie meno abbienti. Un piano dunque mirato al potenziamento dei servizi primari destinati ai cittadini in un'ottica di partecipazione concreta e costruttiva sul territorio. È una questione di ore perché l'apposito nucleo di valutazione della Regione si possa pronunziare sulle azioni del piano di zona che per questa triennalità viene articolato in due zone, i cui rispettivi tavoli tecnici hanno predisposto delle azioni, in modo particolare a favore dei disabili, a favore dei giovani, a favore degli anziani, che riteniamo, non appena approvate dalla Regione, potranno costituire una boccata d'ossigeno per la soluzione di quelli che sono i problemi e le emergenze particolari della povertà dei nostri territori. Per adesso qual è lo stato dei servizi a favore di queste categorie più, più deboli? Ma ancora siamo, possiamo dire, in una fase di passaggio in cui accanto ai servizi sempre di meno che i comuni riescono ad assicurare a queste fasce di persone, ai servizi che invece dovrebbe assicurare in maniera più coordinata o di rete, come si suol dire oggi, a livello di distretto sociosanitario. Oggi è una convenzione di servizio per dare alla città comunicazione del prossimo piano di zona 2013-2015. E la trattazione di oggi è proprio la disamina dei progetti che si sono approvati dalla Regione. Io personalmente sono occupato di un progetto sulla famiglia e sui giovani e qui ci saranno tutti i relatori per dare informazioni e incontrare la città sui progetti da realizzare nel prossimo futuro. Ecco, questo proprio sulla famiglia e sui giovani cosa prevedrà? Allora, in pratica coinvolge 4 comuni e cerchiamo di coinvolgere i giovani dal basso, cioè con attività di laboratorio, attività di musica, di sport, per evitare il disagio adolescenziale e anche coinvolgere le famiglie. Alla conferenza scarsa la presenza dei primi cittadini della provincia, con in testa la commissario straordinario Luciana Giammanco. Presente invece il sindaco di Favara, Rosario Manganella, il quale è intervenuto così sulla tematica. I comuni oggi rispetto al passato hanno una chance in più, nel senso che prima dovevano provvedere a organizzare i servizi sul territorio partendo, diciamo, dalle proprie forze, soprattutto dalle risorse finanziarie. Adesso, grazie a questa normativa, è possibile fare dei servizi assieme i comuni che fanno parte del distretto sociosanitario numero 1 con capo fila, diciamo, il comune di Agrigento. Il comune di Favara in questo contesto sta lavorando da anni ormai, malgrado le difficoltà che si sono registrate all'interno dello stesso distretto, per dare dei servizi importanti agli anziani, ai disabili, ai giovani, ed è su questo che stiamo sperimentando queste forme nuove di sviluppo di una politica del welfare che è importante, specie in questo particolare momento che stiamo attraversando.